fiori. Ma non c'è nemmeno prima che ti corre. Dai. C'è poco tempo. Poco ragazzi, dai. Non fare fondo. Allora, numero 8, del vicepresidente. Piano strategico regionale della ricerca biomedica sanitaria, approvazione. Numero 9, vicepresidente, rinnovo accreditamento alla Benedetta di Genova. Del vicepresidente dalla 10 alla 3 ci sono dei recepimenti di accordi su diversi indirizzo. Poi numero 15, il vicepresidente, autorizzazione alla prosecuzione e gestione esterna attività ortopedica al Fregio Genovese. Numero 16, assessore Barbagallo, legge 350 del piano regionale antincendio boschivo, approvazione a disposizione. Numero 17, assessore Barbagallo, programma di sviluppo rurale, modalità di presentazione domani, misura 212-211. Numero 19, assessore Barbagallo, un pochino modificato da già, l'attuazione del decreto legislativo 150 del 2012, piano nazionale, uso sostenibile prodotti fitosanitari per il funzionamento macchine erogatrici in agricoltura. Poi numero 21. Assessore Rossetti, conclusione del procedimento avviato con IGR 556 di sospensione delle spese e ratifica dell'organismo formativo Università Genuensis. Numero 22, assessore Rossetti, approvazione del progetto presentato dalla provincia di Savona denominata integrazione, contributo di euro 340.000. Numero 23, assessore Rossetti, applicazione conseguente all'articolo 39 del decreto legislativo 118 del 2011, ulteriore disposizione di gestione del bilancio di previsione. Numero 25, assessore Rossetti, progetto LIFE, scuola, approvazione schema di protocollo di intesa tra regione e consorzio di La Serra di Comago per osservatori scoiattoli rossi. Poi le fuorisacche. Allora, tutte queste delibere di abbandono e cancellazione dei abbandono residui attivi o cancellazione elenchi della prevenzione di residui passivi relativi a tutti i dipartimenti, quindi della giunta. Questo abbandono. Abbandono, dai. Si chiama la mazza. No, non far questo. La mazza del poi del dovrebbe essere assessore Guccinelli, decreto 554 del programma attuativo regionale PARFAS 2007-2013, insediamento facoltà di ingegneria nel polo tecnologico di Arzelli, revoca impegno 25.000 euro. Collegato 25 milioni, sì, ormai 25 milioni erano impegnati, sì, impegnati. 25, no? Resta bloccato il resto, ho letto male. Ho visto una via. Lo mettiamo nel prossimo. Nel prossimo, come abbiamo concordato l'altro giorno. Assessore Rossetti, proroga del termine di presentazione delle istanze di contributo per i veicoli rottamati a causa di eventi alluvionali. Assessore Rambauti, approvazione e protocollo d'intesa con AICRE Fondazione Liguria per attività seminariali con i giovani inseriti nel programma Garanzia Genova, misura SAI protezione civile. Cosa ho detto? Oggi si fa. Ora uno ha bevuto, va bene. Poi del vice presidente. Deliberazione numero 6 del 26 marzo 2009, realizzazione nuovo ospedale Galliera, approvazione, studio di fattibilità. Questo è l'ultimo atto nostro per il codice del comune Italia, eccetera, porta. Assessore Cascino, comune di Chiavari, Genova, accordo di programma per la partita sua in variante al PRG per il recupero dell'ex colonia Fara con autorizzazione paesistica. Dell'assessore Rossetti e anche assessore Paite, presidente, rettifica deliberazione 1442 del 2014, erogazione liberale società ITEC, risistemazione Rio Vernazza in comune di Vernazza. Assessore Rambauti, approvazione protocollo d'intesa tra ANCI Liguria, Regione Liguria, provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria della Liguria, Tribunale di Genova Imperia, La Spezia e Savona.
assessore Paita, DGR 1690 del 2002, revoca del finanziamento per la realizzazione del parcheggio, spianata a Passone nel comune di Genova, fondi per enti. Non rispondo. Assessore Paita, iscrizioni delle organizzazioni nazionali all'elenco regionale del volontariato di protezione civile, modifica regolamento regionale numero 4/2013 per la gestione dell'elenco della DGR 1517 sulle divise di protezione civile. Questa qui è l'atto che evolve la volontà e fa entrare definitivamente ANPAX dentro il sistema di protezione. Sempre assessore Paita, deliberazione 1428. Del presidente, concessione del patrocinio ed uso del logo della Regione Liguria alle iniziative varie. Vicepresidente, finanziamento di attività urgenti da leggi, convenzioni o provvedimenti regionali necessari per il corretto funzionamento del sistema sanitario ligure, anno 2015. Vicepresidente, individuazione centri, prescrittori, farmaci soggetti a monitoraggio AIFA, medicinale, Sinfoni e altri. Vicepresidente, recepimento di accordo tra il Governo e la Regione in materia di criteri di verifica ALBI presso studi collegati in rete. Vicepresidente, accordo tra Regione Liguria e Regione Lombardia per l'accoglimento di paziente con residenza in Liguria presso le REMS Lombarde nelle more della realizzazione della REMS di Calice al Corno Grigio Spezia. Modifica. Assessore Paita, deliberazione 1428 del 2012, provincia della Spezia, revoca impegni del contributo di euro 1.750.000 per la realizzazione della variante al centro storico di Pignone di collegamento tra la strada provinciale 33-34-38. E anche assessore Guccinelli, questa è una firma congiunta. Assessore Rossetti. Strategia nazionale per la biodiversità, approvazione progetto biodiversità da gustare, schema di convenzione con ARPAL, impegno di spesa per euro 47.000. E sempre l'assessore Rossetti, legge regionale 5 del 93 e 24 del 2009, approvazione programma regionale AVML per l'anno 2015 con impegno di spesa liquidazione a conti. Assessore Paita, OPCM 3519 del 2006, aggiornamento classificazione sismica del territorio della Regione Liguria. Allora, questa è una cosa importante, nel senso che viene riclassificata la parte della sismica. Considerate che c'era stato due anni fa un parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che ci diceva di fare delle cose. Ora io ho ritenuto, diciamo, prima di finire di mettere a posto anche questa cosa che si era rimasta lì per un bel po' di tempo. Sono abbastanza tranquilla perché dopo il provvedimento che abbiamo inserito nella legge con Gabriele abbiamo un po', diciamo, semplificato le procedure, per cui da questo punto di vista un miglioramento l'abbiamo fatto, però ci sono dei cambiamenti, questo perché ne abbiate contezza. Allora, sono stati ridefiniti molti comuni che risultano in classe 3 e quindi hanno procedure semplificate. Nell'imperiere c'è un peggioramento, anche a fronte di dati storici e del parere di cui ci siamo avvalti, che è quello dell'università, e poi viene adeguata la parte spezzina come richiesto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, mentre Sarzana è declassata 3 sulla base dei dati, diciamo, che sono stati riscontrati. Quindi, come dire, i comuni devono avere poi il tempo di rivedere un po' le loro procedure, però insomma, mi sembra giusto. Le critiche penso che sono state voi, soprattutto sulla gestione. No, ma quello l'abbiamo già messo a posto. Perché era quello che questo l'abbiamo messo a posto. Perché era finito, diciamo, tutte le province, le province non ricevono. Però per un fatto di sicurezza dobbiamo. Va bene?
Bene. Bene. Allora, dell'assessore Buccinelli, programma regionale attuativo della delibera CIPE 96, chiusura bando. Del presidente, protocollo di intesa quadro tra Regione Liguria e la Direzione Marittima della Liguria per lo scambio di professionalità e azioni comuni. Assessore Paita, approvazione schema accordo tra ARPA Piemonte e Regione Liguria per la gestione e manutenzione delle stazioni meteo idrografiche nell'area del bacino del Po e del radar metro idrologico separato. Però l'ultima cosa, siamo radar del Piemonte, quindi è un prolungamento della convenzione, però l'anno prossimo, diciamo, nella delibera comincerà a fare questa cosa la nostra ARPA. Una proposta al Consiglio del Presidente, calendario venatorio regionale per la stagione 2015-2016, articolo 34, comma. Mi dice che Dio ce la mani buona. Una richiesta di parere alla commissione consigliare dell'assessore Rambaudi, integrazione e modifica alla richiesta di parere alla commissione numero 3 del 28 su linee guida sugli standard strutturali e strutture per minorenni. Tanto che prende fiato, ma quella data della scadenza del consiglio tanto discussa, ci trascinerebbe anche la giunta o no? Sì. Sospende perché hanno, è già trascorso il quinquennio da quando sono stati nominati. Per cui loro dicono non sono possiamo stare come non stare 5 anni di attività nel 2015. Quindi noi non siamo coinvolti. Andiamo avanti fino a metà a una volta. Andiamo. Oggi siamo 2 mesi e mezzo a fare una marzo. Senza poter fare una marzo. Sì, questo sì, però voglio dire, uno se è eletto per 5 anni e ora mi fai votare. Se mi tieni lì 6 anni, questo un anno senza fare niente. Mi fai votare. Allora, il CUF fu eletto per 4 anni, dopodiché per legge si abolì il turno di novembre delle elezioni amministrative e si rimandò tutti quelli che venivano eletti, unificavo, ci siete 4 anni e mezzo, gli ultimi 6 mesi ho lavorato. Per forza, no? Essere voce di potere, comunque, se basta, comunque, è quello del consiglio, noi possiamo lavorare noi, Noi possiamo lavorare quindi in maniera normale fino al 15 di aprile, okay. O fino al 22 e poi si fa l'andare in stazione. Il venerdì ci convochiamo comunque? Sì, una volta a settimana. No, la stragrande maggioranza delle libere sono delle libere. Sì, sì, ordinarie. Ordinarie, no? Poche le cose non puoi più fare. Sì, rientrano. Ma poi solo per vedere. Sì. Quello. Non potrei più farne a meno di muovere. Questo è fondo l'associazione, ex assessore. Gli emendamenti, firma congiunta, assessore Paita, Rossetto e presidente, emendamenti al DDL sulle funzioni conferite alla provincia. Bene. E un disegno di legge dell'assessore Rossetto. Emendamento Lario. Variazione al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017. Su questo che dobbiamo dare la urgenza. Ma poi, beh, non avete fatto in tempo a parlare, ma se storia di teatri la portiamo in piedi di emendamento, se la portiamo. Teatri. Emendamenti. Ma no, dico, la affronteremo in consiglio. Ah, sì, sì, sì. L'hai già trovato, però? Ma se non c'è è al capo, ma io lo uso per accendere il fuoco. C'è la libreria che mi piace. Dai. E poi chiudo un argomento dell'assessore Rambaudi,
programma garanzia giovani, misura 6, servizio civile. Okay. D'accordo, TPL, dai. Ce l'ho. Vado lì, faccio anche questo, no. Che è insieme a una cosa, come la chiesa. Allora, la deriva dell'assessore Vesco, modalità operative per l'attuazione dell'articolo 9,3 bis della legge 33 del 2013. Questa è la delibera sulla modalità attuative, sì. È questa. E c'è il fondino, via. Tra lì, qual è il fondino? Ma proviamo il fondino. Possiamo fare. E poi un argomento. Manca la tassa indaccata, speriamo che arrivino. Devo recuperarli, no? Considerando che questo è un atto non posso ordinario, bisogna fare un po' presto. No, per esempio non c'è un atto ordinario, sì, secondo me. Attuazione di una legge, quindi. Però siamo ancora in terra, però. E poi un argomento a firma congiunta, assessori dell'Angeli e Vesco, piano salvezza. Questo atto noi abbiamo finito, perché poi tutto passa in capo all'agenzia. Ma quindi... poi il programma? Ma il programma è nostro. Sì, la cosa di programma è nostro. E poi un argomento, assessori Berlangeri e Vesco, piano straordinario della mobilità turistica, individuazione dei siti turistici della regione Liguria. Vabbè, giunta così così, no? Così così, allora. Vediamo? Abbiamo finito? Basta, grazie. No, ma già sono fatto. Sì. Ok, ti... Ti do la mano.